Ciao a tutti ragazzi, eccoci di nuovo sul canale Wrestling per una nuova puntata di Persona 4 Golden per PC. Ok, allora, ieri eravamo rimasti che il protagonista insieme ai suoi amici di scuola erano entrati all'interno di un televisore, erano stati catapultati effettivamente all'interno di questo televisore che all'interno del centro commerciale. E siamo finiti in un mondo alternativo, che appunto sembrava il set di un teatro, diciamo, ecco. E abbiamo incontrato un tipo strano di nome Ted, che sembra una specie di orsacchiotto, scimmia, no, non è ben definito. E quindi niente, l'abbiamo conosciuto e abbiamo capito che lui abita, vive in quel posto, in quella dimensione. E niente, dopodiché siamo riusciti a ritornare grazie a lui al mondo reale e siamo andati a dormire. O meglio, siamo tornati a casa. E quindi rincominciamo esattamente dove abbiamo lasciato ieri. E non abbiamo ancora visto nessun tipo di gameplay. Semplicemente, diciamo, la storia. Solamente storia, ecco. Quindi c'è stato all'inizio questo omicidio di questa donna, di questa telecronista che è stata uccisa. Il corpo è stato ritrovato su un'antenna vicino alla scuola dove va il nostro protagonista. E a ritrovare il corpo è stata probabilmente una nostra amica che per il momento sembra scomparsa anche lei. E niente, quindi siamo ecco nella nostra stanza ed è sera. Vediamo che succede. È il 14 aprile. Ok, bene, quindi siamo nuovamente nella stanza, anzi nella casa. Penso che. Ok, mi sento stanco. Ok, mi vado a riposare presto. Bene, buonanotte. E che succede già? Qualcosa di nuovo? Ah, ecco, minchia. Beh, direi che pittoresco. Una nuova persona morta o è sempre la Oh, you're up. stessa? Ok, Well, I'm off. lui se ne va. Io mi sono appena svegliato, ciao. Dad has to go do something. He got a call, so he left. Ok, quindi lui se n'è andato perché è stato chiamato per un altro caso. Ok. Wow, che bel tempo. When I looked, I saw three police cars zooming by. You live by the police station, don't you? Did you hear anything? I heard some yelling, but nothing more. A total disappointment. Jeez, you need to pay more attention to stuff like that. How else are we supposed to get the juicy story? Praticamente stanno speculando se hanno visto, hanno sentito qualcosa per quanto riguarda gli omicidi. Ok, sentiamo i suoni in lontananza delle sirene. È successo qualcosa? È andata a scuola. Ah, Hey, did you un'assemblea. see it yesterday? Of course not. What is that rumor for real? I don't know, but it seems like a lot of people have seen it. Yukiko said she'd be here after lunch. È successo qualcosa? I wonder why they're holding a school assembly all of a sudden. Hey, what's wrong, Yosuke? C'è qualcosa Everyone, che. Oh, please, ma quella è settle sempre vestita così. down. The school assembly is about to begin. La professoressa di storia è sempre vestita da Cleopatra. First, the principal has something to say. I regret to say that I have a terrible announcement for all of you. Un terribile annuncio. One of our third-year students, Ms. Saki Konishi of Class 3, has passed away. Oh, Passed away? minchia.
Quindi sì, è la ragazza quella riccia che abbiamo incontrato che lavorava part-time da Jones. Hai capito, centro commerciale. Quindi è morta. Minchia. Ms. Konishi was found deceased early this morning. The reasons behind her passing are currently under investigation by the police. If they ask you for your cooperation, I urge you, as students of this school, to provide only the facts. Che miseria, hai capito? Quindi è morta. Bene. All right, please quiet down. I have been assured by the faculty that there's been no evidence that bullying was involved in the incident. Vabbè, non ci sono stati atti So di mind bullismo. what you say, not only to the police, but to anyone who asks. Found dead? How could this happen? Com'è possibile, infatti? Beh, ragazzi, la cosa si fa molto intrigante. Bene, bene. Minchia. Proprio una bella giornata del cavolo. Eh sì, infatti, è morto nello stesso modo dell'annunciatrice. Well, last time it was from an antenna, but this time she was hanging from a telephone pole. Vabbè, antenna del telefono. It's gotta be a serial murder case. Someone said the cause of death was some unknown poison. Unknown. Come on, this isn't some sci-fi drama. Oh, by the way, did you hear? Someone saw a girl that looked like Saki on that Midnight Channel thingy. Ah, ok. Di qualcuno ha visto a mezzanotte il canale, quello che abbiamo visto prima noi, questa ragazza è stata avvistata. They Infatti, è said quello che she abbiamo visto anche totally noi. looked like she was in pain. Isn't that scary? Sounds like someone had a nightmare. The Sì. media's been broadcasting their interviews with her non-stop. So maybe they just had Saki on the brain. Bah, bene, bene, andiamo avanti. Sheesh. It's easy to toss around theories if you're not personally involved. Certo, se non sei coinvolto personalmente. Hey, did you guys check out the TV last night? E certo. Yosuke, not you too. Just listen for a sec. Something kept bothering me, so I watched it again, and I think the girl on the screen was Saki-senpai. Eh già, era lei, infatti. There's no mistaking it. Senpai looked like she was writhing in pain. And then she disappeared from the screen. What? You heard Senpai's body was found in a similar situation as that announcer's, right? Well, remember that guy you told us about? How he was all excited that his soulmate was the announcer? Maybe, just Ms. Yamano might have been on that Midnight Channel before she died too. Praticamente lui sta dicendo che appunto questo omicidio anche quella che è stata uccisa prima, quindi la telecronista. Anche lei stava collegata, cioè anche lei sarebbe stata, cioè quella che abbiamo visto anche, l'abbiamo vista all'interno dello schermo, diciamo, prima che fosse uccisa. Quindi quello che noi vediamo all'interno dello schermo della televisione sono le persone che verranno uccise poi subito dopo. Quindi è come se fosse qualcosa che ci fa vedere prima chi sarà la prossima vittima. That's supposed to mean? Hold on. People who appear on that TV. Ok, a posto. I can't say for sure, but something tells me. I just can't dismiss it as. No, non può essere una coincidenza. Plus, remember what that bear thing said? How that place was dangerous and we should leave before the fog clears? It also said that someone's been throwing people in there. Qualcuno, diciamo, getta le persone all'interno And that del room with the televisore. posters on the wall, it has to have something to do with the announcer's death. I mean, don't you think there's some kind of connection there? Couldn't that world in the TV have something to do with Senpai and the announcer's death? Potrebbe essere collegata la morte Well, della what do you telecronista think? e la ragazza. Che cosa penso? Tu c'hai ragione,
Questo diciamo è preposterus, non lo so, penso sia avventato, comunque ancora è da capire. Io dico you might be right, cioè hai ragione, penso che tu abbia ragione. So it's not just me, huh? No. If there is a connection, then it's a good bet that the two of them went inside. That would explain the posters in that room. Which means, if we look around, we might find a place that has something to do with Senpai too. Eh già. Cioè, se noi cerchiamo all'interno della divisione, troveremo sicuramente qualcosa, un posto che ha a che fare con Senpai, con la ragazza morta. Yosuke, don't tell me. Yeah. I'm thinking about going in again. I want to find out for myself. Ok, lui vuole tornare nuovamente là dentro. You should just let the police handle this and... Lasciamo fare la polizia. You think we can rely on the police? They haven't made any progress on the announcer's case. Besides, even if we told them about the world inside the TV, there's no way they're gonna believe us. If I'm completely off base with this, that's fine. It's just... I need to know why Senpai had to die like this. Yosuke. Sì, secondo lui, diciamo, la polizia non troverà mai le prove di chi è stato veramente, e vuole lui giustamente capire chi è che ha ucciso sta povera ragazza, e anche noi vogliamo saperlo giustamente. After what I've seen and what I've put together, there's no way I can ignore it now. Sorry, but you're the only person who can help me. I'm gonna go get ready. I'll be waiting for you at Juness. Ok, ci ha chiesto di andare da Juness e entrare all'interno della TV. I can kinda understand how he feels, but we can't be sure we'll be able to get out safely. What should we do? Dobbiamo andare con Yosuke, ovviamente. Fermiamo Yosuke oppure lasciamo decidere a C. No, decido io modestamente. You serious? Eh certo, sono molto serio. Anyways, let's go to Juness. We can't leave Yosuke alone. Ma dobbiamo ancora finire scuola? È già finita? Ah, afternoon, sì. Ah, mi fa salvare. Ok, sì, salviamo i nostri progressi. Quindi succederà qualcosa di molto interessante. Dai. Ah, ok, dopo scuola. E che si è portato? Ah, mazza. Ma che è una mazza da baseball qua, cosa? Mazza, è gigantesco. We came to stop you. Come on. You really shouldn't do this. It's too dangerous. Sì, I know, but we were able to come back once, right? Mm-hmm. If we go in from the same location, maybe we'll meet that bear again. Ok, se andiamo nello stesso posto incontreremo nuovamente l'orso. Maybe isn't good enough. Look, I can't just act like everyone else and pretend this has nothing to do with me. That's true. What about you? Could you just walk away? Sì. Non posso lasciare andare da solo, questo non mi coinvolge. Io sono, diciamo, in sintonia con C, però io I can't leave it alone, cioè non lo posso lasciare da solo. Yeah. I'm glad to know you're that kind of guy. Sono contento che tu sia un bravo ragazzo. Don't worry, I'm not going in without a plan. Chie, I'm leaving you in charge of this. Huh? Che vuoi fare? What? Con una corda. We'll go in with this tied to me. Sì, certo. So I want you to hold on to this and wait here. What? Then this is a lifeline? Here. This is for you. Che me da? Ammazza la baseball. Mazza da golf. I thought it might be better than going in empty-handed. Mm-hmm. All right, let's go. There's no use wasting any more. Chie, whatever you do, don't let go of the rope. Ok. Praticamente, secondo il suo piano malsano, noi entriamo dentro, lui è legato alla corda, e ovviamente se ci sono dei problemi lui fa un movimento, lei lo capisce e ci tira fuori. Sì. Ok, lo scopriremo molto presto. Hey, I said wait!
Sono perplesso. È così, appunto. Ah, sì. See? I knew this wasn't gonna work. Infatti, questo giusto è la cosa di quello poteva essere, l'idea di quello poteva now essere, mannaggia la miseria. E mo s'attaccamo, fortissimo. Ma che dobbiamo fare mo? Ok. Is this? Look, this is the same place as last time. Sì, so they are connected posto, from place infatti. To place. You guys, why'd you come back? E sta sempre là, è una specie di guardiano sarà questo. I get it. You're the ones behind this. You're that thing from last time. Wait, what the hell did you just say? Ah, ok, questo pensa che noi siamo quelli che hanno buttato dentro le persone che poi sono morte, secondo lui. Infatti lui sta dicendo adesso che cosa stai dicendo, che sei matto? Come ti permetti? Lately I can tell someone's been throwing people in here. It's making this world more and more messed up. This is the second time you guys came here, and I don't think anyone forced you in. That means you're the most suspicious. Però ci abbiamo delle persone che sono scomparse e noi vogliamo indagare, quindi che ti frega a te? You guys must be the ones throwing the people in here. Non dire cose del genere, stai zitto, oppure cavolo, no. What are you talking about, throwing people in? Infatti, ma di che stai a parlare? Buttiamo le persone dentro. If someone was thrown in here and they couldn't get out, they might die. Who would do such a... Wait a sec. All this talk about someone throwing people in here. Does he mean senpai in the announce? Did that someone? Hai capito? Questo potrebbe essere, è stato un incidente, non lo so, potrebbe essere questo, nel senso che qualcuno appunto ha gettato le sia senpai che la telecronista qua dentro. Let's assume he's telling the truth. Could it be that someone's throwing people in here intending to kill them? If that's the case, what are you guys mumbling about? Why'd you come here anyway? It's a one-way door. You can't get out once you're in. Remember how I had to let you guys out? Yeah, whatever. We don't need your help this time. See? This time we have a life... What? Non ci abbiamo niente, mi dico. Hey! You better let us out once we're done investigating here. Lasciaci investigare, non rompi le scatole. I'm the one who wants to investigate. Yeah. Tu. I've lived here for a long time, but it's never been noisy like this till now. Do you have proof? Prove to me you're not throwing people in here. Ma quanto rompi le scatole, orso balordo? Prove? Non è così che funziona, stai zitto. Prove? See? So it is you guys. For the last time, it's not us. So we've got nothing to prove to you. Hey, you better answer our questions. This isn't like last time when we came by accident. We're dead serious. Non ti dobbiamo provare niente. Questa non sarà l'ultima volta. Listen up. Because people have died in our world. Every time the fog appears, a dead body shows up with it. Quindi lui sta dicendo, da quello che stiamo capendo, che le persone quindi praticamente muore qualcuno quando, dopo che c'è stato parecchia nebbia, cioè se ci sarà uno o due giorni di nebbia, poi compare un corpo, un cadavere, quindi sempre in quel periodo lì. È interessante, quindi viene influenzato il meteo, diciamo, influenza quindi il corso degli eventi. It has to be related to this place somehow. If you know something, tell us. A dead body?
whenever the fog appears? Infatti. I know that if it's foggy on your side, the fog lifts here. Regna sovrana. It's really dangerous when the fog lifts. That's when the shadows get violent. Ecco appunto, quindi quando c'è sta la nebbia, le ombre diventano più violente. If you get it, then explain it. If it's foggy on our side, it isn't in here. Shadows get violent. Ah, ok, quindi se la, la nebbia sta da noi, all'interno di questo posto non c'è, e quindi le ombre diventano più violente. Quindi, capito, è dire, se da noi è il contrario, no? That's figo, why I said to hurry back. It's dangerous when that happens. Okay, no more questions. I know you guys did it. You better stop, right? I've told you and told you we're not the ones doing. I've about had it with you. Why the hell won't you listen to what we're saying? I'm just saying, you might be the culprits. No, non siamo noi colpevoli. Minchione. I'm just making sure. Ecco, sì. Man, this bear's driving me nuts. What is this place anyways? It looks like a TV studio. Uno studio TV. Something being filmed here? Hey, hey, don't tell me. Is that weird show being filmed here? Weird show? Filmed? What does that mean? Ok, lui non sa cosa significhi tutta questa roba, quindi lui abita in questo posto da tanto tempo, però non sa che cos'è, non associa, diciamo, un film o insomma uno studio TV a registrazioni, film e quant'altro, show. I'm asking if someone's been filming the people that get thrown in here. I don't get it. Non ci capisco niente. This world has always been like this. No one has ever done that. È sempre stato in quel modo. Here. Nessuno ha mai fatto un film qui. È sempre stato così. Che cosa intendi? Di questo death, no, l'ultima non mi viene. Io comunque dico la prima. È sempre stato così? Only me and shadows are here. I told you before. Ok, lui e le ombre sono sempre state qui. Bene. We don't know what these shadow things are, or what you are either for that matter. You keep telling us to prove our innocence, but you're the most suspicious thing here. Maybe you're the real culprit. Infatti sì, lui è più sospetto di noi, in effetti, sto maledetto. And what's with that stupid costume? Che cos'è sto stupido costume? Facci vedere la faccia, va. Whoa! È vuoto. What the hell are you? It's empty inside. È vuoto. E senza niente dentro. Male, me? Molto male. The culprit? I wouldn't do such a thing. Allora non rompere le scatole. I just live here. I just want to live here peacefully. Peacefully, sì. In mezzo alle ombre assassine. Okay. I'll believe that you guys aren't the culprits. Bravo. But I want you to find the real guy who did all this. You have to stop him. Va bene. Promise me. I'm not gonna let you guys out of here. You little... This can't keep going on. My home here will be a complete mess. Giusto. And then... Oh, piangi pure. Sto what are you baboso. Crying for all of a sudden? Jeez, this thing's really weirding me out. Ok, praticamente questa specie di orsacchiotto ci ha chiesto di appunto indagare su chi è il colpevole o i colpevoli. In pratica noi faremo gli investigatori, quello che non fa mio zio. Qualcuno dall'altra parte, diciamo, spinge le persone in questo mondo. Ok. Hey, what? Ok. Che diceva Igor? It seems you will encounter a misfortune at your destination, and a great mystery will be imposed upon you. Sì.
incontreremo una delle sfortune sulla mia destinazione e grande mistero si impossesserà, diciamo, ci sarà intorno a me, intorno a questa cosa sarà molto misteriosa. Forse sarà questo il mistero di cui parlava quello lì? Ah. Quindi dobbiamo andare a cercare il colpevole o colpevoli e risolvere il caso. Quindi non possiamo, diciamo, lasciare da soli questa parte qui, il mondo della TV, ma ci sarà qualche opzione per poter uscire, quindi. You're the only ones I can sicuramente ask. Sarà lui. Will you promise me? Certo, te lo prometto. Damn bear, practically holding a gun to our heads. Dannato orsetto, malefico. But it's true that we came here to figure things out. So far we're completely in the dark. Look for the culprit, huh? Bring it on. You got my might as well introduce ourselves. I'm Yosuke Hanamura. And this is my buddy. Ok, ci stiamo presentando all'orso. You got a name? Teddy! Figures. But how are we supposed to find the culprit in the first place? I don't know. Oh, but I know where the last person came in. The last person? You mean Saki-senpai? I mean the person who came in and disappeared last time. I don't know the name. Ah, ok. Quindi lui sa chi è venuto qui, ma non sa qual è il nome. Well, I'll take you there. You might find clues. Oh, one thing first. You two should put these on. Ah, oh, vedi. Paio d'occhiali, grazie. What are these glasses for? Wow, ecco che servono gli occhiali. A vederci meglio. In questo posto alternativo. Wow. The difference is like night and day. Infatti sì. With these on, it's like the fog doesn't exist. Non esiste They'll più help you walk through the fog. La nebbia. Well, I've been here for a long time, so you can rely on me. But I can only show you where the place is. You guys will have to defend yourselves. What happened to relying on you? There better not be any monsters, you understand? We brought weapons, but, I mean, they're more for show. We just got here. If it's so dangerous, why don't you do something instead of relying on us? Uh-uh. No way. I've got no muscles. Oh, I'll give you guys moral support from a safe distance. Praticamente lui sta dicendo che noi dobbiamo andare, sicuramente combatteremo con qualcuno, però lui non ci aiuta perché è una pippa al sugo. Ma ci sarà soltanto supporto morale e ci facciamo tanto da una distanza di sicurezza. Sta pippa di orsacchiotto è andata male. How's that sound? Ok. Lo tocchiamo, lo spingiamo oppure lo... Allora, vediamo un po' che facciamo. O lo colpiamo. Touch and push. Vabbè, lo tocco, va. Ammazza. No! Is this thing for real? Infatti sì, è veramente reale. We swore to find the culprit and this is all the backup we get? Bello. Oh yeah. Can I ask you something? Who's this Saki-senpai person? That doesn't matter right now. Anyways, at least now we know Senpai might have been thrown in here. Maybe we can find more information too. Let's get moving. Ok, andiamo oltre. E a quello lasciamo lì come le tartarughe che avanza all'aria. Oh, e questa è... What is this place? It looks just like the shopping district. Infatti. What's going on here? Some weird places have appeared here recently. Things are getting so tangled, I don't know what to do. By the way, why are you standing so far from us?
You better not be planning to hightail it if something does come up. Of course not. I mean, I can't stand too close, you know? I get in your way. Ok, sì, lui dice ti sto, non voglio starti vicino, non voglio starti in mezzo, perché meglio di no. Che sei una pippa. Man, they really went all out on this. But out of all the places in town, why'd they replicate this one? How should I know? This is reality for the one who's here. As usual, nothing you say makes any sense. But if this is our shopping district, we're not far from Saki-senpai's. Okay. I knew it! This is the liquor store that Senpai's parents run. Sì, questo è, diciamo, il negozio di quella ragazza che è stata, che è scomparsa, e quindi stiamo andando lì. C'è qualcosa, diciamo, al suo interno, a quanto pare. Does this mean Senpai disappeared here? Okay. What could have happened? Probabilmente lei è scomparsa qui. Wait a second. What? Shadows. I had a feeling they were going to Però wow. Io sono te e tu sei me. Il tempo è arrivato. Non ho capito. Apri gli occhi. Ammazza. Figo. Quindi questa è la sua persona. Cazzo, tanta roba. Voglio pure io una persona. Giustamente io combatto con la mazza da golf. Stay calm and listen. Some shadows have weaknesses. Ok, alcune ombre hanno delle debolezze. If you can pinpoint that weakness and take advantage of it, the battle will be a lot easier. Se riusciamo, diciamo, a trovare le debolezze di questi mostri, là il combattimento diventa più facile. I can tell this one has a weakness too. Try stuff out and see what works. Ok. Ok, quando io uso un attacco il nemico, diciamo, è debole, verrà, diciamo, messo KO. Ok. Ah, ok, se buttiamo giù, diciamo, mettiamo a capo tutti quanti i nemici, abbiamo un attacco in più. Ah, viceversa, la stessa cosa con noi, se i nemici ci attaccano e noi siamo deboli, anche loro ci avranno un attacco in più. Ah, dobbiamo tenerci in mente, diciamo, le debolezze di tutti quanti i nemici. Beh, è una cosa molto difficile comunque. Ok, lo attacchiamo o facciamo qualche... Ah, vediamo la nostra persona, va. Ah, si chiama Izanagi, la nostra persona. Interessante. Quindi... Ah, abbiamo pure adesso questa opzione qui per analizzare il mostro. Vediamo un po' che succede. This one's tough! Hang in there! Ah, ok, non sappiamo cosa è debole. Però voglio attaccarlo. Ah, mazza. I'll keep track of what attacks have what effects on enemies. Ah, ok, l'ho fatto prima. Usando questo tasto qui si analizza, diciamo, le debolezze del nemico. Yikes! This is one tough enemy!
Ok, in questo caso l'unico che conosciamo è, penso, quelli siano attacchi fisici, dove c'è questo specie di meno. Quindi è debole gli attacchi fisici. Allora io continuo così. E infatti è morto subito. Quanto so figo. Ah, ok. Ok. You did it, sensei! Sto passo di livello, dai. Wow. Perché mi mettono prima il cognome e poi il nome? Mi preferivo mettermi prima il nome e poi il cognome, vabbè. Quindi la nostra persona è Izanagi. Wow, what was that? Did I hear you say persona? What was? I mean, what did you do? Hey, you think I can do it too? Calm non lo sappiamo down, se puoi farlo anche you're tu. You're troubling sensei. Sensei? Gosh almighty! You're amazing, sensei! I am one impressed grazie, bear! Grazie, sono spettacolare. Grazie, grazie. I can't believe you were hiding such an amazing power! No wonder the shadows were scared of you! Are you the one who's able to bring people into this world? Ah, ok, io sono abile, diciamo, a portare le persone in questo mondo, mi sta chiedendo. Sì. That's what I thought. This persone, is really nel something. Senso, quelle che abbiamo visto adesso, gli Izanagi. Don't you think so, Yosuke? Dude, you call him sensei and then don't show me any respect? Sì, perché praticamente adesso lui ci porta rispetto perché appunto abbiamo fatto questa cosa spettacolare e invece questa è una pippa al suo. E quindi è geloso. Sorry. Well, your support wasn't bad though. I gotta give you some credit for that. Huh? Really? All right. You two keep it up and I think we'll be fine from here on out. Now let's get back to the investigation. Ok, quindi andiamo, torniamo per investigare. Ah, quindi stiamo entrando? Man, I wonder what could have happened to Senpai here. Oh. Qualche voce, l'eco di qualche voce viene da qualche parte. I wish Jeunesse would go under. Ah. It's all because of that store. What the? I heard that Konishi-san's daughter is working there. Ah. Il padre di Konishi, i genitori di Konishi, di questa ragazza lavorano lì. Oh my. How could she with her family's business suffering like it is? I heard their sales have gone downhill because of Jeunesse. Stop it. That poor father, to have his own daughter working for the enemy. Povero padre ha l'unica figlia, l'unico figlio che la che lavora con gli nemici. What a troublesome child. Hey, Ted. Che vuol dire? You said that this place is reality for those that are here, right? So does that mean this was Senpai's reality when she wandered in here? I only know about what's over here. Fine. Whatever's going on here, we'll find out ourselves. Ah, ok, quindi siamo entrati. Bene, andiamo a vedere che c'è. Dai. Wow. E che posto è? Ah, certo, it, è il negozio again. Di quella. Saki, how many times do I have to tell you? Is this Senpai's dad? You know what the neighbors say about you, right? Aren't you ashamed of yourself? You're the eldest daughter of a family who's owned this store for generations.
Is it the money? Or did you meet some guy there? Just tell me why you have to work there of all places! I can't believe she seemed like she had fun at work. She never said anything like this to me. You're telling me this was how Senpai really saw things? Sì, praticamente lui dice perché non mi avevi detto questo, perché non, diciamo, non stavi bene al lavoro, era difficile, perché non me l'hai mai raccontato. Dove va? Matto? È partito l'embolo. These photos. Ah. It's the photo we took the other day with the other part-timers at Juness. Why is it cut up like this? Le foto che abbiamo fatto l'altra volta. I never had the chance to say it. Is that Senpai's voice? I always wanted to tell Hana-chan. Che cosa? Huh? Me? That he was a real pain in the ass. I was nice to him just because he was the store manager's son. That's all. Ah, ok. Lei era simpatica con lui soltanto perché era il figlio del manager. E basta. Mezza simpatica. But he takes it completely the wrong way and gets all enthusiastic. What a dick. Pain in the ass? Sì. Un dolore al culo. Who cares about Juness anyway? Because of that store, our business is ruined. My parents hate me. The neighbors talk behind my back. Ah, ok. Ecco come si è scoperto l'arcano. Praticamente a causa di questo Juness, diciamo questo centro commerciale, gli altri negozi vanno un po' male. Addirittura i parenti la odiano a questa. Perché lavora lì. I wish everything would just disappear. It's a lie. This can't... Senpai's not like that. It's so sad. I feel so sorry for myself. But actually, I'm the one who thinks everything's a pain in the ass. E chi è questo? Huh? Tu Yosuke? Infatti sì. Who are you? Chi sei? So te stesso. I wouldn't think that. Yeah, right. How long are you going to keep deluding yourself? Screw the shopping district and Juness too. We're sick of everything, especially living out in the sticks. What are you saying? That's not true. You put on a good show of being carefree and happy-go-lucky because you're so terrified of being alone. The more the merrier, right? You've got to be surrounded by people to block out the pain of isolation. And what's this about checking out this world for Saki-senpai's sake? Ha! I know the real reason you came snooping. Sì, praticamente l'ombra di se stesso gli sta facendo il sermone dicendo che lui, insomma, c'ha bisogno, si sente solo, c'ha bisogno di essere, diciamo, di stare a contatto con la gente, però è una nullità. Stop it! Why so panicked? I thought I was just spouting bullshit. Or maybe I do know. Why's that? Because I am. Infatti sì. You just came because you thought it sounded like a good time. What else is there to do out in this shithole? The world inside the TV. Now that's exciting. You didn't have a single other reason for coming here, did you? That's not true. You're just trying to act like a big shot. If all went well, hey, maybe you could even be a hero! And that senpai you were so sweet on? Her death was the perfect excuse. Bene, bene. That's not true! What are you? Who are... già me l'ha detto, I'm you. So your me stesso, shadow. Cioè, te stesso. There's nothing I don't know about you. Screw that! I don't know you! You can't be me, you son of a bitch! Ah, però, figlio di mignotta. Bene, quindi? That's right! Say it again! You're not me! You're nothing like me! Tu non sei me, non sei uguale a me. Yeah, that's right. Questo è vero. I am me now. Io sono me. I'm not you anymore, see? Io non sarò più te.
E che sta fa? Wow. E cala. Che fa? E la Madonna. E che è diventata? Oh. Mazza. Wow. Oddio santo. I am a shadow. The true la vera forma. I'll crush everything that bores me. Starting with. Bene, proprio con me. Aia. Ecco appunto, vedi? Ok. How long can you survive this? Praticamente lui ha fatto quello che ci ha detto prima l'orso. Lui ha trovato la nostra debolezza e quindi c'ha un diciamo una run in più. This one's much stronger than the last type. Whenever you feel threatened, just defend yourself. Ok, praticamente invece di attaccare ci facciamo, mettiamo in guardia, così ci pariamo. Così ci difendiamo dagli attacchi di debolezza dei mostri. Ok, mo tocca a me. Bene. Allora, io direi facciamo persona. Vabbè, è sempre questa skill. Che roba è questa? Show info, vediamo un po'. Ah, ok, questo incrementa la difesa per un turno. Però io vado subito all'attacco. Zio che è? Light. Ah, bene. Ecco, avete visto? Io, non sapendo, ho fatto la magia di luce ed è appunto, a quanto pare, sembra che lui sia una pippa, gli dia molto fastidio la luce. Bene, quindi io direi che continuo con zio e gli faccio altro male. Certo zio, che cavolo de nome. Bene, quindi lui è debole a questa magia. Allora io, visto che prima ho fatto zio, adesso io in realtà gli faccio questo su me stesso. Così aumento la difesa. That's not gonna work. Ah, pure lui. It's guarding, it's weak point. Ah, non gli faccio niente. Allora, se lui si è messo così, sai che ti dico? Mi ci metto pure io. You're getting to be a real pain. All right, I'm gonna. Bello, ma ha fatto niente. Pianculo. Scusate il termine volgare e scurrile. Chi è? Chi è? That's not gonna work. Ah, si sta ricaricando. Ma tanto mo io gli farò del male. Abbiamo capito l'antifona. Tac. Muori. Ah, ok. Siamo passati di livello? Sì. Dai. Ah, anche la mia persona è passata di livello. Ha aumentato energia, agilità e non so cosa sia quest'ultima. Yosuke, are you okay? Yeah. Ancora vivo. You. Eh no. You're not. Tu non sei me. That thing came from you, Yosuke. You have to admit it, or it'll go berserk again.
Ah, ok, quindi lo devo praticamente tranquillizzare, altrimenti tornerà in Berserk nuovamente, cioè diventerà matto un'altra volta. È riluttante ad accettare la cosa. Sei ancora te stesso. Tu devi essere più impavido, adesso mi viene il termine. Ognuno è uguale dentro. Io invece faccio la prima, perché io penso che le prime risposte siano quelle più corrette, diciamo, politicamente più corrette. Quindi io ti dico, sei ancora te stesso. Myself. Hurts to face yourself. I knew it wasn't lying, but I was so ashamed that I didn't want to admit it. Lui lo sa che sta dicendo un sacco di cazzate la sua ombra, però non è mai facile ammetterlo. You're me, and And I'm I'm you. you. When you get down to it, all of this is. Ok, si è manifestato. Ah, ok, la persona si è manifestata, quindi questa è la persona di Yusuke. Dai. Ok, si chiama Jiraiya. This is my persona. Eh già. Che succede? When we heard Senpai's voice, I wonder if that was something Senpai had been keeping deep down inside. He was a real pain in the ass, huh? Era What a way veramente to find un dito out. suppe. Gee. Andiamo, you know. If you weren't here, I don't know what would have happened. Lo so. Sono stato. Hey, Teddy. Ehi, Teddy. Could Senpai have been attacked by her other self here? Like how it just happened to me? I think so. Ah. The shadows here were originally born from humans. Sometimes the fog clears, then they all go berserk. Ok, quindi praticamente anche la ragazza è venuta qui, ha incontrato questa sua ombra e quando diciamo la nebbia se ne va, tutte appunto le ombre diventano più cattive, più violente e questa sua ombra è andata in modalità berserk, quindi ha fatto la distruzione e avrà accoppato anche lei, la pischella. È And you saw what happens next. A la stessa cosa strong-willed che è shadow successo draws pure a others to Yusuke. it, and the big mass of shadows kills the host. Ok, quindi è stata proprio la sua ombra ad ucciderla praticamente. So that's why people die when it gets foggy in our world. Ecco perché le persone muoiono quando c'è la nebbia nel nostro mondo, nel mondo quello reale. Yosuke's pretty worn out. This world isn't made for humans. It's not comfortable for you here. I don't hear any more voices. I think we're done with this place. Abbiamo finito con questo posto, non ci sono più voci, va Let's go bene. back. Ah, quindi sediamo. Damo sei fortissimo! Sì. Ok, siamo tornati sempre nello studio. Hey, Teddy. You said that this place is reality for people who enter, right? So that shopping district and the weird room we saw before, did they exist because the ones who died entered this world and it became their reality? Ah, ok, quindi praticamente chi entra in questo mondo, cioè esiste sia la stanza che il distretto dello shopping, c'è perché c'è, diciamo, anche diventa reale diventa reale all'interno di questo mondo, diciamo. Ah, ok, quindi diventa la loro realtà una volta che entrano all'interno di questo mondo. I guess what I'm trying to ask is, did those places form because of the people who entered this world? I don't know.
It's never happened before. Non sa niente. That's probably che where servi? They were when the shadows attacked them. Ok. This world killed them. Mi piace di più. Questo mondo ha uccise. The fog does lift here sometimes. The shadows get really violent then. Ok, appunto, conferma il fatto che quando la nebbia se ne va, le ombre diventano più violente. I always get so scared I have to hide when it happens. I sensed people here twice before, but both of them disappeared after the fog lifted. So let's get this straight. Senpai and that Yamano lady were thrown in here, and since they couldn't get out, they wandered around. After a while, that shadow thing came out of them. The fog cleared, it went berserk, and it ended up killing them. Does that sound right? Okay, quello che ho detto prima io. Praticamente loro sono entrati qui, non hanno trovato il modo per uscirne, e quando la nebbia se n'è andata, le ombre sono diventate più forti, e le loro ombre le hanno praticamente accoppate. Dai, eh! So if I'd been here until the fog cleared, I would have been in much deeper trouble? Ah, ok. Quindi se lui fosse andato lì prima che la nebbia fosse andata via, sarebbe successo qualcosa di ancora più brutto. I'm pretty you were lucky. Quindi lui è fortunato. Sensei and me were here with you. Damn it. Senpai and that announcer. They were stuck here all alone. Certo, loro stavano da sole. Yosuke. They disappeared when the fog lifted, but they were safe before that. No shadows attacked them. They attacked us, though. Maybe they're keeping a close eye on us. They might see people who investigate this place as... And it'll be dangerous, but we might be able to fight them. We... Bene. Are you saying if anyone else gets thrown in here, we can save them before they disappear? Like how you guys just saved me? Ciao. Questo dovrebbe essere il caso, non conosciamo, noi non sappiamo niente, ma dobbiamo provare, noi dobbiamo trovare il colpevole, io direi questo invece di più. Anyways, we need to catch the one who's throwing people in here and make him stop. Ok, dobbiamo trovare le persone che getta, chi getta le persone all'interno di questo posto. Yeah. E fermarlo. I'm finally starting to understand what's going on. Can I ask something too? Che ci devi dire? If shadows are born from humans, what was Teddy born from? E che cavolo ne so io, Teddy? Ma dammi, da noi, ma che vuoi? You don't even know where you came from? Infatti, non sai dove sei venuto. I know some things, mostly about this world, but I don't know anything about myself. To be honest. I never thought about it until now. Are you serious? No wonder we couldn't get a straight answer out of you. Will you guys ecco. come back here? Certo, se no. Certamente facciamo una promessa. Abbiamo fatto una promessa, non abbiamo altra scelta. Certamente. Really? Certo. Well, you're the one who said you weren't letting us out unless we do. Oh, that's right. Okay, I'll let you out. I'll be waiting for you guys here. Vabbè, ciao. Aspettaci. Ciao, mi dico. Ciao. You need to come in from the same place every time, so we can meet up. Okay, sì. Ma lo stesso posto? You could come in from somewhere else, but then you won't end up here. Ah, ok, noi possiamo andare da qualsiasi posto all'esterno, ma sempre qui finiamo. You might show up somewhere I couldn't get to you. Then you'd be doomed. Got it? Ok. Well, pretty much. All right, can you show us the way out? Roger that! One exit. Okay.
Ok, quindi lui è il passaggio tra la TV e il mondo reale. First we need to make sure there aren't any employees milling around out there. Okay, go, go, go! Go, go, go! Hey, stop squeezing, you little... Samsung. E rieccoci, dai, tornate al mondo. Oh, rieccoci qua. Per fortuna sì. Huh? Chie? Whoa, what's with that face? Ecco a che è servita la corda per tirartela in faccia, buzzicone. Oh, the nerve of you guys! Oh, you're such morons! I can't believe this! You guys suck! È un po' incazzata la ragazzetta. Ma miseria. I had no idea what to do. Già. Grazie, gentilissima. Ecco, dov'è? È scappata. C'è miseria. Che figura. I think that might have kind of sort of been our fault. Già. Maybe we did go a little too far. Let's apologize to her tomorrow. Ecco, dai, ci scusiamo con lei domani, no? Meglio. I'm gonna go home, soak in the shower for a while and get some Andiamo sleep. A casa, facciamoci la doccia e dormiamo. I'm gonna sleep well tonight. Anch'io. Dormirò molto bene stanotte, grazie. Well, see you in the morning. Ok, ciao. È stato un piacere. Vicino a dove sto camminando per tornare a casa? Mm-hmm. Ah, e questa è una compagna nostra di scuola? Oh... Are you surprised to see me dressed this way? My parents sent me out on an errand. Sinceramente, chi t'ha chiesto? Cioè, a me che me frega, scusa. Are you getting used to your new town and school? Tipo, non veramente mi piace qui. Mi piace stare qui. Sì, mi piace stare qui, dai. Really? But it must be difficult moving to a place you know nothing about. Sì, lo so, però mi ambiento facilmente. I've never been out of Innova, so I wouldn't know what it's like to transfer to a new school. Oh, are you getting along with Chie? I mean, I always leave early, so... Allora, vediamo un po'. Lei è realmente... No, siamo stati insieme, non lo so, oppure... lei è veramente... Boh, non so, handful... oddio, non mi ricordo che significa... Comunque, quello che mi piace di più è... Beh, noi siamo stati insieme. I'm glad to hear that. Chie is very supportive, you know? It's always her who gives me the little extra push I need. We had homeroom together last year, too. And I still remember how we'd cut class sometimes. Oh, I should get going. I need to make tomorrow's arrangements with our head chef. Ok, vabbè, ci sta salutando e comunque prima ci ha detto che C è, insomma, una ragazza di supporto che aiuta sempre. Our inn can't function without me right now. Ah. Non può funzionare senza di lei questa compagnia. I'll see you at school then. Ok, ciao, è stato un piacere. Ciao, mi dica. Se beccamo domani. Dad's late. Ok, come al solito tuo padre fa tardi.
What's up? Our next story is an update in our ongoing report on the bizarre murders occurring in Inaba. At around 7 a.m., local high school student Saki Konishi was found dead in Inaba's residential area. Since the body was positioned similarly to the last victim, and since Miss Konishi was the one who discovered that body... Ah, ok, Miss Konishi è quella che ha trovato il corpo. Mo sta a vedere che sta Miss Konishi sarà la prossima che farà una brutta fine. Police are proceeding under the assumption that this may be a serial murder case related to the death of Mayumi Yamano. The coroner's report has established Miss Konishi's time of death at around 1 a.m. last night. The body went unnoticed until this morning as a result of the heavy fog blanketing the area. Another incident. Dad won't be coming home tonight. No, neanche stanotte tornerà a casa tuo padre. Ok, non posso aiutarti. Hai, diciamo, paura per lui, oppure sono qui con te. Ma in questo caso io direi sono qui con te. I'll be okay. Va bene. Can you help me do some stuff around the house? Certo. Infatti sì. Amagi Inn, located upstream of Samegawa River, is the town's oldest historical land. Vacationers are known to travel surprising distances in order to visit its open-air, radium-rich... After the incident with Miss Yamano, the manager has stepped aside, leaving her daughter Yukiko to fill her shoes. Ah, Yukiko, la nostra amica. In other words, she's a manager who's still in high school. Now that has a nice ring to it. Let's see if we can interview her. Anche i manager vanno a scuola, cioè, ok, magari non alla scuola dei vidocchiosi. Infatti queste sono cose che succedono veramente una volta su mille. Ciao, con me. We've heard that you're the new manager. Is it true you're still in high school? Yeah. Oh, well, I'm only filling in temporarily. Someday, though. That aside, wow, you're looking gorgeous in that kimono. You must have had a lot of male visitors. Huh? This is boring. Infatti sì, è noioso, che palle, che ci frega. Oh, I need to do the dishes. Vai. Sì, andiamo ad aiutare la mitica... La mitica. Ah, ora possiamo cercare di vedere, diciamo, il nostro status, il nostro... sì. Ok. Ah, vedi? Ah, spingendo X è apparso questo menu. Your room, go outside, cancel. Ah, interessante. Ok, ski... Ok, beh, questo è il nostro menu, lo sapevamo già. Ok, non posso andare via. Va bene. Ok, e... salvo. Bene, ragazzi, allora, anche per questa sera è finito. Torneremo domani con un altro video. Io direi che per oggi, insomma, abbiamo visto un piccolo barlume di luce del gameplay, come funziona, alcune abilità, la persona e quant'altro, e sicuramente domani approfondiremo ancora di più questa cosa e lo scopriremo andando avanti. Se vi è piaciuto il video e volete appunto commentare, mettete il like. Bene, è stato un piacere, buona serata a tutti ragazzi, ciao!